Ben ritrovati, seconda parte di Rassegna Stampa, mercoledì 12 di ottobre. Andiamo a leggere le pagine sportive come sempre e iniziamo dal Corriere dell'Umbria. Siamo in casa del Perugia, favola Monaco, fiducia e fede. Il difensore si è preso il grifo a suon di grandi prestazioni, devo tanto a Camilli, sono molto credente. Salvatore è il personaggio del momento, che emozione segnare Alcuri e pensare che stavo per smettere il calcio, la colazione di gruppo ci sta aiutando. Per il notiziario finalmente si rivede Drolet in gruppo a riposo Belmonte, Del Prete pochi margini di recupero in vista di Cittadella. Verona-Perugia posticipata a domenica 4 dicembre, Castagnari in visita in sede, chiacchierata con Bucchi. Ternana, siamo ancora in Serie B. Convenzione e fere comune sono d'accordo, via libera definitivo tra il club e l'amministrazione per i Liberati e l'antistadio. La partita Liberati contro il Benevento si gioca il 7 di novembre. E anche la Ternana in gioco per la sperimentazione della cartella clinica digitale. Lega Pro, idee chiare in testa e unità di intenti, questo Gubbio può restare in alto. Parla Alex Cuttone e dice: con la San Benedettese è la sorpresa più bella di questo inizio di campionato. Ancora da stabilire i tempi di recupero per Romano, Ferri Marini fuori per 4 settimane o più. Rosso-blu giù dalla vetta per la Maceratese, stop in casa dell'Albino Leffe. Sabato al Barbetti alle 18:30. Fischia De Remigis di Teramo. Siamo in Serie D, il Foligno vola a Lanusei, Guazzolini resta in panca, la società ha confermato l'impegno per la trasferta e per la stagione. Oggi alle 16:30 parla il presidente Jus al termine dell'allenamento della squadra a Campo di Marte. E poi per l'eccellenza Massamartana cambia, ora guida Marini. Per l'eccellenza Spoleto ritrova Cossu per la mediana. Questo per quanto riguarda il calcio. Andiamo al volley, Atanasievic, il rientro è nel mirino, intanto si gode due palloni d'oro. Siamo ovviamente al post Superlega, l'opposto della Sterzia Feticona, è premiato come miglior realizzatore per il maggior numero di attacchi vincenti. Il preparatore Guazzaloca dice, morde il freno, lavora con grande qualità e molta pazienza. Magione, corro con Giulia all'autodromo con le biciclette, il 22 c'è la cronometro per beneficenza. Motociclismo, Ticini secondo al trofeo italiano amatori per 17 millesimi dopo un finale sfortunato per il pilota di Magione al Mugello. Questo è lo sport raccontato dal Corriere dell'Umbria. Andiamo all'inserto della Nazione. La favola di Monaco, sognavo da anni un gol al Curi, nella vita non ho mai mollato. Il difensore è entrato nello scacchiere di Bucchi e nel cuore dei tifosi. E Castagnar dice: quest'anno è tutta un'altra musica. Giocatori e staff oggi al Chianelli in visita e poi a Verona si giocherà di domenica. Del Prete out, Belmonte assente, questa dall'infermeria. Ternana, brutto risveglio, lungo stop per Coppola, il mediano resterà fermo 1 mese e mezzo. Foligno, le trasferte non sono a rischio. Il club rassicura, la gestione finanziaria non è mai stata in discussione e oggi parla il presidente Jus. Il Lega Pro, Gubbio, orgoglio Zanchi, siamo cresciuti molto. Ferretti dice: meno belli ma cinici. Una volta raggiunto l'obiettivo salvezza, non ci fermeremo. Città di Castello, così va in gol la salute. Screening gratuito sui ragazzi delle scuole. Massamartana, in panchina arriva Marini. Dopo il KO interno di domenica contro gli Agubini. Sirsefeti, siamo al volley, Atanasievic d'oro, grande voglia di rientrare, questa città merita di vincere altri trofei. Rugby, Città di Castello, bicchiere mezzo pieno, la formazione under 18 scivola in Toscana, bene invece l'under 14. Per l'atletica, l'Umbria brilla con Federico Mencarelli, il 15enne di Bastia conquista il primo posto, Zafrani è bronzo. Per lo sport raccontato invece dal Messaggero dell'Umbria, ora vado a leggervelo, eccolo qua. Grifo, Monaco vuole fare come Materazzi. Anche lui figlio d'arte, papà Gennaro ha 470 partite da professionista. Che emozione il gol in uno stadio che mi ha sempre affascinato tanto. La squadra Del Prete e Mancini non si sono allenati con il gruppo. Belmonte è rimasto in palestra, Nicastro ha saltato la partitella. Per il volley Superlega, Sir Atanasievic vicino al recupero, intanto insegna ai bimbi come si fa. E poi da Città di Castello un viaggio speciale in barca a vela, record fissato da Alessio Campriani e Danilo Malerba, lunga percorrenza con a bordo una persona diversamente abile. Infine, come sempre, vi leggo la prima pagina
del Corriere dello Sport. Tutti uniti per la pace, oggi alle 21.05 su Rai 1, la partita voluta dal Papa all'Olimpico, da Maradona a Totti fino a Ronaldinho, quante stelle impegnate nella sfida della solidarietà, parte dell'incasso terremotati. E poi l'inchiesta, chi ha rapito i difensori italiani, le squadre di A comprano sempre di più all'estero, l'eccezione vincente è la Juve. Ranieri spiega, i nostri restano i più affidabili. E in difesa siamo sempre stati ricchi di talenti, Napoli-Roma avrà in campo tutti stranieri. La cordata cinese Milan, così entrerà il governo di Pechino. Il gruppo Cina Urangon Asset vale in dollari oltre 118 miliardi. Non crede al progetto, Maldini è duro, ecco perché ho rifiutato. Napoli sorride, guardate Milik è già in piedi, il polacco cammina 24 ore dopo l'intervento al ginocchio. E poi 0-0 in Lituania, solo un pari, ma l'under conquista gli europei, con il Torino che festa Palermo, sono 1000 in Serie A. Allora, per le Olimpiadi, l'addio romano da parte del Consiglio Comunale e del Sindaco, Milano candidata per il CIO 2019, Malagori tira Roma, auguri al Comune, il CONI non si occuperà più della capitale. Allora, detto ciò, chiudiamo questa rassegna stampa anche nella sezione sportiva mercoledì 12 di ottobre. Grazie per averci scelto. Vi abbiamo fatto compagnia in diretta con questa prima rassegna stampa, che ora però vi terrà nuovamente compagnia in replica nel corso della mattinata. Potete seguirla anche in streaming www.trgmedia.it, il nostro sito. L'informazione torna a partire dalle ore 19 e buon proseguimento di giornata.